inaugurazione di questa magnifica kermesse. Luca Calvani. L'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ha fatto cinema, televisione, ha lavorato con Ospitec, ha vinto l'Isola dei Famosi, conduce un programma suo su Rai 1 il pomeriggio, Effetto Sabato, è vero? Sì, me lo vai a prendere un caffè schiumato caldo, grazie, subito? Schiumato caldo. Siamo per cominciare. Signore e signori, buonasera. Lo Spigapelli, dico la verità, erano anni che in TV non avevamo un omaggio alla brillantina. Almeno 40, sono contento. Sì. Potrebbe rimanere la mano attaccata se le tocca i capelli. Pasta, which is like a penne pasta. Ecco, four la style. Pasta la capisco. Poi la pasta devi spiegare che è la puttanese. E tutti quanti, oh. Sei un portatore sano di femore, amico mio, fermati un attimo. Signore e signori, benvenuti a Effetto Sabato. Ah, ma guardi che gli dà un... Ma così funziona. All'Effetto Sabato, le Pupini Sisters. Ma ci fai gli scherzi, Calvani? Visto? Che bellezza, ragazzi. Ma adesso avanti con la macchina del tempo. Sigla! Luca! Questa non me la bevo. Calvani, comico, già non dice per l'attore. Attore, conduttore, comico, sì, tutta si dedichi al programma. Bene, mi dedico al programma. Quando questo bellissimo ragazzo, bravissimo, è partito per l'Isola dei Famosi, Calvani, tutti noi del cast di Cotti e Mangiati, ma in maniera spontanea, sincera, siamo andati a salutarlo. È stata una cosa quasi struggente. Sembrava che partisse per veramente il mito. Anche perché poi ma ho perché saputo si fa amare in maniera vera, autentica. Lo so che voi non lo sopportate. Infatti vinse poi. Infatti noi vogliamo che torni lì. Sull'isola deserta. Non ce la faccio più. Proviamo tre filoni da un chilo. Pronti? Mi dia tre filoni da un chilo, grazie. Rosso, un'evasione sottile. Una volta c'era una strada... Ora nel bosco c'è solo il tuo sguardo vermiglio. C'è anche recitare meno, eh? Non è che c'è bisogno proprio di fare. No, perché pensavo già leggere, che. Leggere, no. Normale. No, così una cosina. No, vabbè. Senza allargarsi. Dirige l'orchestra il maestro Roberto Moroni, canta Tricarico. È il numero. No, scusa. Let go and spoil by saying something stupid like I love. Ma essere così camaleontico non è che confonde un po' le acque, confonde il pubblico?